19 maggio, San Celestino V. Pietro nacque in Molise nel 1215, undicesimo figlio di una povera famiglia. Entrò nel monastero benedettino, ma ben presto si sentì spinto alla vita eremitica. Ordinato prete nel 1239, visse in solitudine sul monte Morrone, vicino a Sulmona, da dove si allontanò nel 1245 per sottrarsi alla curiosità dei pellegrini che lo andavano a cercare, prendendo dimora sulla Maiella. Divulgandosi sempre di più la fama del santo anacoreta, sorsero intorno a lui nuovi gruppi di eremiti, che nel 1263 Urbano IV approvò come nuova congregazione, inserendola nell'ordinamento monastico benedettino. Pietro si dedicò intensamente all'organizzazione della sua congregazione, che assunse subito una grande popolarità. Mentre si trovava nell'eremo di Sant'Onofrio, lo raggiunse nell'estate del 1294 la scelta dei cardinali riuniti in conclave che, dopo una vacanza pontificia che durava da oltre 2 anni, lo designarono papa. Il 29 agosto Pietro venne consacrato nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio presso L'Aquila col nome di Celestino V. Ma il pio e santo eremita riconobbe presto le manovre condotte intorno alla sua persona e gli interessi politici ed economici che lo premevano da ogni parte. Dopo appena 5 mesi dall'elezione, il 13 dicembre 1294, presentò al collegio cardinalizio la propria rinuncia, sperando di poter tornare alla pace dell'eremo. Ma poco dopo, il suo successore Bonifacio VIII, per timore che potesse diventare un punto di riferimento per i suoi oppositori, lo fece arrestare. Lo tenne sotto custodia nel castello di Fumone, dove Pietro Celestino visse in completo e coatto isolamento e dove morì il 19 maggio 1296. Dante, nella sua commedia, lo ritenne un vile, mentre Petrarca considerò il suo rifiuto un atto di grande libertà.